Spera, vai Pasquale, siamo in diretta. Ah, salve, Ciao, come va? buongiorno, ritornato. Aspetta e spera. Qui è Pasquale Spera di Per Sempre Napoli, che via Skype intervisterà il direttore di Per Sempre Napoli, Liberato Ferrara. Diciamo che il momento non è dei propizi, ma noi cerchiamo con questa puntata di dare una speranza al popolo napoletano e al popolo italiano. Direttore, che ne pensa di questo momento e come lo sta vivendo? Che ne penso di questo momento? Che ne devo pensare? Aspettiamo che passi. Più di questo, che cosa possiamo fare? Come lo sto vivendo, come lo stanno vivendo tutti. Con la differenza che noi giornalisti possiamo muoverci per lavorare, il problema è che non si muove nulla intorno a noi, quindi non possiamo andare da nessuna parte perché non c'è nulla da vedere. Quindi siamo in redazione, facciamo i filmati in televisione per la web TV e questo facciamo. Niente di che. Soltanto per titolo di informazione, ma per i collaboratori di siti, anche loro possono girare per le strade a fare interviste. No, Lei che è esperto anche in materia no, legale. no, Ah, devi meglio essere che lo quantomeno pubblicizziamo. pubblicista, devi essere iscritto all'albo dei giornalisti. Neanche i pubblicisti possono No, i andare pubblicisti lo possono fare, ma coloro che non sono pubblicisti no. a... Va bene, era una precisazione che era giusto, era doveroso farla. Che ne pensa della terapia utilizzata dal professore Ascierto con il Toce e delle diatribe tra il professore Ascierto e l'emerito professore Galli? Allora, qua, detto tra di noi, Sì. non ne capisco niente. Nel Vabbè. senso che, a differenza tua, non sono medico. E quindi... Però a naso, a lei che ha fiuto, che ne pensa di queste diatribe? Io più che dal naso vedo sui numeri. A Napoli hanno ottenuto i risultati, l'eccellenza lombarda ha fatto macelli inenarrabili. L'eminenza Galli aveva detto che il coronavirus non sarebbe mai arrivato in Italia e difatti ci sono stati ufficialmente 16.000 morti. Temo che ce ne saranno almeno altrettanti annacquati, nel senso che non avendo fatto il tampone non si fa. Diciamo che la Lombardia ha fatto una figura barbina con tutti gli esperti lombardi, anche perché io non dico che a Napoli siamo stati più bravi, non abbiamo avuto la loro stessa problematica. Dico solo che nel Veneto c'è stato lo stesso giorno di Codorno un altro focolaio, nel Veneto hanno subito circoscritto, in Lombardia ancora no, al di là No. della strage che hanno fatto nelle case di riposo e via Esatto, discorrendo. e oggi, se, oggi la televisione, cioè, i telegiornali riportavano che adesso incominciavano le varie denunce, i giudici incominciavano a fare le loro indagini per gli scandali dell'albergo Triuzio. Un'altra volta imbricato in qualcosa di rosco e per i morti di Alzano. Sono due cose. Allora, noi sappiamo più o meno, almeno pare di aver capito quello che è successo ad Alzano. Ad Alzano è successo un qualcosa che se un infermiere che sta studiando igiene l'avesse fatto, l'avrebbero bocciato e cacciato da tutte le scuole del Regno. Cioè hanno chiuso l'ospedale, il pronto soccorso per fare la sanificazione e l'hanno riaperto dopo 2 ore senza far nulla. Il che chiaramente Una era cosa assurda, una cosa allucinante. Poi allucinante, ecco, la parola giusta è proprio quello che è allucinante. successo al Pio Albergo del Trivulzio, aspettiamo di saperlo con precisione. Ci sono però 70 morti a marzo, 30 morti nei primi 6 giorni di aprile E quindi già sono 100. e già sono Già sono... 100. Su un totale, ma leggevo da qualche parte che in Lombardia su 9.000 persone che stanno nelle case di riposo ne sono morti 900, cioè una strage che neanche durante le guerre in trincea si è mai avuto in questi termini. È chiaro che qualcosa non ha funzionato e le colpe sono di chi amministrava sicuramente queste case di riposo, ma anche di chi ha praticamente consigliato disposizioni di ricoverare in queste case i malati di Covid non particolarmente gravi, con il risultato che sono stati contagiati tanti infermieri, tante persone anziane e c'è stata una strage. Però, sai, Purtroppo, la sanità lombarda è per... la negligenza delle istituzioni sanitarie ha prodotto questi cataclismi. Allora, Pasqua,
Le responsabilità sono sempre personali, Lo so, ok? sì. Non è che hanno sbagliato tutti, a sbagliare ci sono persone che hanno sbagliato. Un gruppo di persone, sto E parlando di un allora io gruppo di dico una cosa, e non sto parlando di Napoli, sto parlando di uno che per non credo manco che sia particolarmente simpatizzante di noi meridionali. Zaia, che è il governatore del Veneto, ha circoscritto il tutto nei tempi fisiologici con i quali si può circoscrivere una epidemia. Sì. Fontana e Gallera e tutti quanti gli altri hanno fatto macelli su macelli. Poi la magistratura dovrà appurare se tutto questo è stato fatto perché su pressioni degli industriali della zona non si è voluto chiudere, non si è voluto fare zona rossa vicino Bergamo ad Alzano, e quindi praticamente qua siamo ai livelli di una epidemia colposa per cui è previsto l'ergastolo, perché queste sono le Esatto. pene previste di procedura penale italiana. Vediamo quello che è successo. Poi, ti ripeto, quello che è successo ad Alzano lo sappiamo e credo che c'è una catena di comando, ci sarà stato un direttore sanitario a dare certe disposizioni. Quello che è successo al primo albergo del Trifuzio lo sapremo, spero, e poi si dovranno fare delle indagini per capire perché non è stata fatta la zona rossa, di chi è la colpa e se qualcuno ha spinto non solo facendo pressioni morali ma anche mettendo dell'altro. La storia della sanità lombarda e in genere della Lombardia lo insegna, di tutta Italia a dire il vero, che quando ci sono di mezzo i soldi volano le bustarelle pure. Vediamo, io non so niente, sono curioso di capire quello che è successo, tenendo presente che ci sono stati in Lombardia credo 10.000 morti e buona parte dei morti che ci sono stati nel resto dell'Italia sono dovuti al fatto che in Lombardia non hanno saputo circoscrivere l'infezione, hanno permesso la fuga verso il sud di tanti, e qui diciamo che non dico che l'hanno fatto in maniera volontaria, non dico che è stata premeditata, ma sicuramente qualche delitto colposo è stato fatto e c'è un codice di procedura penale che dovrebbe far luce su tutto questo. Poi un'altra domanda. Allora, noi cioè in questo periodo penso che mi assumo io la responsabilità. Le società di calcio, insieme con i giocatori, stanno, soprattutto quelle di Serie A, stanno facendo delle diatribe assurde sul taglio dei stipendi o avrebbero dovuto almeno la decenza di mettere mano al portafoglio e di donare una parte dei loro stipendi sia all'acquisto di ventilatori, mascherine, eccetera, ma sia darle ai più bisognosi. Dobbiamo dire che gli unici che hanno avuto il buon cuore di fare questa azione sono stati i giocatori del Napoli, con a capo il capitano Lorenzo Insigne, il presidente, e so dall'ultima notizia anche Maurizio Sarri, ma buon napoletano, ha donato. Allora Pasqua, ti fermo subito perché credo che ci sia, noi a Napoli conosciamo quello che hanno fatto i giocatori del Napoli, credo che qualcosa l'abbia fatto Totti a Roma, sono due aspetti completamente Io dico i differenti. giocatori di arresto, direttore. Ma credo che tutti i giocatori, buona parte, poi sai, non è che tu li puoi obbligare a fare della beneficenza. Quello che si sta facendo, che mi diverte molto del calcio, si sa benissimo che i campionati finiranno, semmai finiranno a dicembre, però dovranno finire. Il perché lo ha detto molto chiaramente il presidente del Frosinone quando ha parlato che se lui non viene promosso, se il campionato viene sospeso e lui non viene promosso, porta tutto in tribunale. Il che lo faranno tutti quelli che retrocedono, tutti quelli che non saranno andati in Europa. Poi ci sono interessi con Sky e DAZN. Il campionato deve finire. Però Poi si vedranno. è una diatriba che è inutile in questo periodo. Poi Cioè, parlare del campionato sì, ma non parlare degli stipendi, visti tanti problemi che ci sono. dovrebbero rinunciare a qualcosa perché al di là di tutto Questo la stavo società dicendo, hanno questo è il avuto. mio pensiero. Però sai, sono professionisti, hanno dei contratti, se arrivano all'accordo. Certo, non è che le società possono dire non vi paghiamo gli ultimi 4 mesi e aspettarsi che dall'altra parte ci sono gli applausi. Devono andare a un accordo e si troverà una In Serie B hanno soluzione. fatto un accordo unanime di tutte le squadre di Serie B. Hanno dato una bella lezione di stile alla Serie A, secondo me. Pasqua, la Serie B è un conto, la Serie A è un'altra. Stiamo parlando di diversità di rapporti economici che sono impressionanti. E qui si parla di giocatori che fatturano più di una piccola nazione, e quindi un Questo è Cristiano vero. Ronaldo ha il PIL superiore probabilmente a qualche stato. Ecco.
A questo punto è chiaro che sono interessi completamente differenti, non si possono risolvere certamente in questo modo, ma sono convinto che poi alla fine, poiché il calcio è una cosa tra virgolette inutile, come tutte le cose inutili, si arriverà a una soluzione, perché poi si renderanno loro conto per primi che a tirare la corda non ha senso, dovranno finire la stagione, si giocherà praticamente tutti i giorni, ci saranno delle cose, le televisioni avranno il diritto a pagare di meno, le società perderanno soldi dalle televisioni, perderanno soldi per i mancati incasso perché le partite suppongo saranno a porte chiuse ed è anche Come giusto che i avevo detto io nella calciatori puntata guadagnino di meno famosa. perché non è colpa di nessuno quello che è successo, però insomma è chiaro che tutti guadagneremo di meno, forse tu no perché fai il medico, però insomma posso Come dirti che se tu fossi il presidente Conte, come faresti di partire l'Italia con le industrie e con la gente bisognosa? ma Qual è la tua ricetta? guarda, devo dire che io per fortuna non sono il presidente Conte, per fortuna dell'Italia innanzitutto. Non so se lui sia in grado di farlo, io sicuramente non sono in grado di farlo. Non ho tutti i dati che ha Conte a disposizione, perché lui sicuramente ha più dati. È chiaro che non si può protrarre questo stato di fermo ancora a lungo perché l'economia rischia di collassare, bisognerà riprendere. Credo che dopo Pasqua si comincerà lentamente con qualche ripresa, perché al momento stanno funzionando soltanto la parte medica e la filiera alimentare, oltre che Sì, l'informazione. solo queste due, È chiaro settori. che lentamente dovranno entrare in azione tutti quanti gli altri. Si farà in modo che non, di evitare alcuni assembramenti. Faccio fatica a pensare che possono riaprire subito i ristoranti, però per esempio a Napoli le pizzerie per l'asporto potrebbero riaprire. Io credo che da maggio in poi progressivamente ci sarà un'apertura e poi bisognerà vedere anche come reagirà la gente, perché sicuramente il primo giorno saremo tutti per strada, giusto per ritrovarla, però E dopo la questo paura ti prende, sarebbe un problema, maestro, però tu sei, perché noi tra bisogna altre andare cose, cauti. sarebbe anche il caso di dirle certe cose, che per esempio io so che i virus col caldo Diminuiscono la creano la loro potenza, loro quindi velocità di diffusione, sì. poi insomma bisogna trovare, è chiaro che tu da questo incubo esci solo o quando trovi un vaccino, e non è detto che lo si trovi perché ci sono tante malattie No, per ci cui non... vorranno mesi perché devono fare sempre delle sperimentazioni prima sugli No, poi il problema animali. non è solo la sperimentazione, il problema è la produzione, perché poi serviranno dosi per tutto il mondo, servirà la distribuzione, diciamo che ci vuole un annetto. Io spero che prima si trovi una cura efficace, quantomeno, ecco, tu prima facevi riferimento alla sperimentazione, al protocollo sul farmaco introdotto dal professor Ascierto. No, è veramente non è, ti posso correggere visto che sono medico. Allora, il TOCE non è un farmaco introdotto dal professor Scetti, anche il professore l'ha detto, è un No, TOCE. introdotto nella cura del Covid, che è Sì, stato lui introdotto, che ha passo, avviato lui il è stato più protocollo. Insomma, corretto, sì, è chiaro scusami. che è un farmaco che veniva usato per altri motivi. È chiaro che non so se è stata una scelta fortunata, comunque è stata È trovata, stata ha una dato buoni scelta risultati. sensata, più che fortunata. Semmai si troverà un sistema per abbinare questo o altri farmaci tra di loro e quindi una volta che si è risolto il problema, fermo restando che il dato di letalità dell'infezione secondo me è molto inferiore a quella che appare in questo momento, perché ho l'impressione che siano molti molti di più i contagiati. È emersa solo la punta dell'iceberg, quelli che sono stati male, quindi sembra che sia particolarmente letale. A Napoli, per dirne uno, abbiamo avuto meno morti da gennaio a nel trimestre gennaio-marzo, meno morti quest'anno rispetto all'anno scorso. In Lombardia Sì. le cose sono andate in maniera completamente diverse, però lì evidentemente è stato fatto qualche errore clamoroso a Diciamo che il livello popolo di... napoletano, come sempre, si è dimostrato un popolo molto responsabile. E infatti sta facendo una resistenza passiva che in altri posti non lo si è fatta ancora. Vedi, impazziscono quando devono parlare bene di Napoli. Ora, al di là del Questo vuol dire, fatto io in realtà sapevo perché ho fatto un assist, perciò. del cotugno che è stato lodato per essere l'eccellenza a livello mondiale nel campo dell'infettivologia, io cammino per Napoli poco, perché non tra l'altro c'è ben poco da vedere, però questa che è una, dove stiamo con la redazione, tu la conosci, è una zona Certo. estremamente popolare, non vedo nessuno per strada.
E ti dico che quando fanno, io sono stato 5 anni al liceo La Vigna Secca, ho fatto l'istituto Bianchi, so benissimo quella zona, quel vicolo che ogni tanto fanno vedere, un vicolo largo 3 metri, in cui ci sono solo negozi di alimentari. Se in ogni negozio metti una persona dentro e una che aspetta in fuori, si fa la folla. Poi anche in Non c'è linguatura, assembramento, se anzi, fai la rispetto foto a dal 100 basso che schiaccia, le persone sembrano una addosso all'altra. Se fa la metri. stessa foto fatta dall'alto e poi vedi e non ci sta niente da fare. Il 1º gennaio Sky fece due collegamenti, Milano a Piazza Duomo per far vedere com'era pulita Bravo, bravo. e a Napoli davanti ai pellegrini per Non sapevo inventarsi quanti dati che ferri non dovevano c'erano mettere in più. sostanzialmente. Fermo restando che poi quel giorno, purtroppo, perché poi è chiaro che è sempre una disgrazia, ci furono due bambini che persero l'uso delle mani a Milano e non a Napoli, però non se ne parlava perché a Milano c'era l'immagine a Piazza Duomo pulita, da Napoli davanti al pronto soccorso dei pellegrini dovevano parlare di tutte queste cose qui. Noi Il siamo dato sempre è, il i cani dato, da bastonato. Salvini si è anche lamentato, ha detto non è possibile che a Napoli ci sono così pochi contagiati, faranno pochi tamponi o nascondono i dati, ma c'è il Speriamo che dato non dei faccia morti che questo. non puoi negare, a Napoli ci sono stati meno morti rispetto all'anno Sì, scorso, come no. a Napoli abbiamo avuto, grazie a De Luca che non mi sta particolarmente simpatico, abbiamo avuto uno che ha preso per la situazione, il toro per le corna, è stato bravissimo. A Milano, l'ho visto ieri sera in televisione, un personaggio che se fosse un politico, un governatore di una regione dal Lazio a scendere giù sarebbe stato già crocifisso, perché uno che va in televisione per dire sì l'ho nominato io, ma poi non ho poteri di controllo su un certo dirigente, Ma e io, Giorgio Fontana. sono cose che, sì, il governatore, sono cose che veramente ti Giorgio fanno cadere le braccia, poi al di là di tutto quello che hanno combinato. Fontana. Allora, liberò, direttore, questione tamponi. Allora, noi sappiamo che l'unica diagnosi certa lo si fa con i tamponi faringei. Vogliamo fare un appello a chi di dovere che favorisca i tamponi in tutte le strutture ospedaliere in modo da salvaguardare la salute dei sanitari e di chi deve fare la prima difesa alle barriere. Allora Pasquale, prima ancora dei tamponi servono i presidi, mascherine, camici, guanti e Sì, quant'altro. questo sì, questo era accertato, però prima Poi di. i tamponi, facciamoli, fateli perché sono un indirizzo della cosa. Credo però che ormai l'indirizzo preso, ormai non c'è manco più questa emergenza nelle terapie intensive, quindi che tu lo sappia o meno che ha preso il coronavirus probabilmente non è così importante. Si fanno i tamponi Insomma, assolutamente inutili. Quello che è inutile è farli a tutti, perché non ha senso, perché io posso aver contratto l'infezione, però chi per risultare chi deve oggi lavorare, negativo e dicono oggi pomeriggio positivo. Farli a tutti non si no, possono fare. per chi deve andare a lavorare sapendo che un tampone positivo deve avere a che fare con i propri colleghi e con i malati e per noi, io lo Pasquale, assisto, lo sa, con i purtroppo donatori, questo è importante, è una forma di prevenzione che noi facciamo. purtroppo credo, ma tu lo sai meglio di me per il lavoro che fai, che farli a tutti è impossibile. È Farli a tutti. E impossibile, però andrebbero fatte. lo fai quante volte al giorno il tampone? Perché se è vero, lo hanno detto gli esperti, che io posso essere già stato contagiato. Stamattina Ma a sono meno negativo, nel pomeriggio ti isoli. positivo, ogni Se tu hai preso il quante Covid, sei portatore sano, ti volte. isoli, puoi tenere le mascherine, puoi tenere qualsiasi E protezione, se va non lo bene. è, però il tampone ti dà una risposta che può cambiare nel giro di poche ore. Io posso essere già stato contagiato, c'è l'incubazione, Non sono oggi d'accordo. sono negativo, domani risulto essere positivo. Quante volte lo devo fare il tampone? Ma allora, fare un tampone adesso significa evitare altre infezioni, cioè mettere in isolamento tutti quelli positivi, Siamo pure se d'accordo Pasquale, ma asintomatici. poi chi è negativo lo devi rifare, dopo quanto tempo? E dopo quanto tempo? Dopo 10 giorni bisogna rifarlo, cioè sono tamponi che vanno fatti, soprattutto per chi deve Pasquale, lavorare quanto tempo ci nel vuole per settore della sanità. fare un tampone? Quanto tempo ci vuole per fare un tampone? Allora, un tampone ci vuole 5 minuti, per avere risposta 2 minuti, cioè 2 giorni. Due Però giorni. Quindi adesso si fanno i tamponi ti renderai conto? serologici che hanno soltanto un valore epidemiologico, ma non hanno un valore Allora, Pasquale, terapeutico. in Campania siamo 6 milioni. Se lo dovessimo fare, moltiplica 6 milioni per 2 ai 12 minuti, non so quanti sono.
i punti in cui si fanno i tamponi in campagna sono una decina, perché poi ci vogliono anche i laboratori per analizzarli. Come no? E quanto tempo ci vuole? Cioè è impossibile farlo. Io Cioè, parlo soprattutto per i sanitari e i per quella che sanitari è un sono. altro paio di maniche. A Napoli stanno facendo anche lo screening per vedere se sono, Sì. se hanno gli anticorpi, cioè se Sì, ma l'hanno già contratto. quel screening, caro liberato, ha un valore epidemiologico, non ha un valore diagnostico. Il valore diagnostico è fare i tamponi faringei. E lo devi Quindi devi fare, chiedere lo devi euro per fare un ospedale. sicuramente a chi presenta i sintomi, a chi svolge determinati lavori, tipo i E medici. questo sto dicendo. Ma ai medici, non a tutti, va fatto il tampone. E invece ho detto i tamponi a tutto il servizio sanitario, Ah, di tutti i ok, presidi non l'avevi sanitari, detto in a tutto modo il tale da servizio prevenire sanitario. altre infezioni. Non l'avevi detto a tutto il servizio No, l'ho sanitario. detto. No. Vabbè, allora non Ho l'avevo capito io. A tutto il detto servizio sanitario andava fatto ed è vergognoso, lo sanitario. vogliamo Andava dire. fatto. Se c'è uno No, stato di andava emergenza decretato il 31 gennaio, ok, si doveva quantomeno provvedere a fare la scorta di mascherine, quantomeno per i medici e per gli infermieri. Questo sono pienamente d'accordo. Bisognava Non mi creare un occupo. protocollo che sicuramente ad Alzano non è stato seguito. Alzano hanno fatto una cosa allucinante, libero. Proprio detto hanno fatto una cosa allucinante. Una cosa che sia al di fuori di qualsiasi norma igienica e sanitaria. Allora, al di là di quello che hanno fatto, chiudere e riaprire dopo 2 ore, ma non esisteva un protocollo. Cioè, il protocollo prevede tutto quello che arriva uno con determinati sintomi, se quello che si fa adesso Scusa. segue un percorso. Là non è stato fatto, si doveva predisporre prima. Se si fosse predisposto prima, e poi bisogna capire perché i giornali lombardi a gennaio parlavano Hanno messo questa cosa. di dati anomali di polmonite, si parlava in tutto il mondo di questa infezione che c'era in Cina e a nessuno è venuto l'idea di controllare. O lo sapevano e hanno taciuto perché avevano altre pressioni. Secondo me la prima questi voli si può andare anche bene. Non ho capito? Questi voli si potrebbe andare anche bene. Non lo so, non lo so, non sta a me. Io posso fare delle ipotesi, ma non E posso dare questo, delle sto dicendo, penso certezze. che se non ci fosse motivo per cui hanno taciuto questa grave cosa, questo è un atto criminale verso la salute umana. E infatti si è rilevato un atto criminale verso la salute umana. Comunque. Come quella di fare giocare quella a porte aperte quella partita No, Atalanta-Valencia. allora la partita Atalanta, ecco, quando si tira per i capelli il calcio dentro. Allora, la partita Atalanta-Valencia è stata giocata, se non ricordo male, il 17 o il 18 febbraio, quando ufficialmente non c'era nessun caso. Il problema è sorto il 21, venerdì 21. È sorto il problema con il primo caso a Codogno. Quando si è giocato, semmai è stata una follia far andare i tifosi dell'Atalanta a Valencia. È stata una follia dopo 10 giorni permettere che i tifosi dell'Atalanta potessero andare a Lecce, perché È stata una follia pure Lecce-Atalanta è stata mandare i fatta a tifosi porte aperte con dell'Università i tifosi a Cittadella. dell'Atalanta. Libero. È stata pure una follia mandare i tifosi dell'Università a Cittadella quando si sapeva che quella era zona quasi rossa. Allora, a Napoli abbiamo avuto una grazia, perché il Napoli ha giocato a Brescia il 21 febbraio. Ecco, me la ricordo quella sera. Per fortuna c'erano delle grosse limitazioni per l'accesso dei tifosi napoletani. Era una partita di venerdì sera, Sì, con mi ricordo, venerdì l'obbligo sera della le tessera dei tifosi, e sappiamo che quasi tutti i gruppi ultra, che sono quelli che seguono la squadra in trasferta, non hanno la tessera dei tifosi. Poi c'è stato, per paura di incidenti, un grosso schieramento di polizia che ha difeso le tifoserie. Ma se fosse successo una commistione tra i tifosi del Napoli e i tifosi del Brescia, un Stavo andando in migliaio di pezzi, fosse napoletani stato. sarebbero tornati a Napoli. Non ti dico niente, il 5% contagiati hanno 50 bombe biologiche pronte ad esplodere a Meno Napoli. male che hanno fatto a porte chiuse quella partita. No, non l'hanno fatta a porte chiuse. No, Era non senza hanno fatto i tifosi del Napoli, scusa. Non E si quindi è e là mai abbiamo dato i avuto una tifosi grazia, del e Napoli a lì Brescia. abbiamo avuto Questo è una stato grazia. un bene, anzi, hanno Lì fatto molto abbiamo avuto bene. una grazia. Mi ricordo che il giorno prima Abbiamo c'erano avuto un state appunto una polemiche sul grazia. fatto che erano state fatte delle differenze tra i tifosi della Lazio a Genova potevano andare, mentre i tifosi del Napoli a Brescia no. Comunque, il Napoli là è stata fortunata. Poi c'è da dire che abbiamo avuto un governatore che se n'è fregato di tutti. Appena c'erano 2 casi, uno vicino all'altro, bloccava tutto. Ha chiuso interi, Esatto. interi paesi. L'avessero fatto anche a Milano, probabilmente avremmo avuto qualche decina di migliaia di morti in meno. E qualche saluto in più per tutti quanti, qualche problema in meno per tutti quanti adesso. Vabbè, Adesso. direttore, è stato un piacere come prima puntata per via Skype di Aspetta e Spera, va bene?
Ci rivedremo Quando vuoi. sempre se Dio vuole. Quando io e te ci metteremo d'accordo. Un saluto a chi ci Dio vorrà, non ti ascoltate. preoccupare. Dio vorrà. Mettete dei like su Facebook e seguiteci sulla pagina di Per Sempre Napoli di Facebook. Babbuono, ciao Pasqua. Ciao, ciao. Ciao, ciao.